Buongiorno a tutti dalla redazione di Tiscali Notizie. Oggi parleremo di call center, uno dei pochi settori che in Italia ha creato lavoro giovanile negli ultimi anni. Lo faremo con un manager, Andrea Gatti, responsabile italiano di Stream, multinazionale del settore, presente in molti paesi con oltre 40.000 dipendenti. Benvenuto a Tiscali, Andrea. Quanti Grazie. dipendenti ha Stream in Italia e dove sono le sedi di lavoro? La sede principale di Stream Italia è vicino a Milano, a Cernusco sul Naviglio. Impieghiamo 500 dipendenti, di cui ben 250 qui a Cagliari. L'età Qual è l'età media dei dipendenti di Stream? media dei dipendenti di Stream nella sede di Milano è di circa 35 anni, nella sede di Cagliari qualche anno in meno siamo tra i 30 e i 33 anni. Nell'immaginario collettivo, il lavoro nei call center è un lavoro precario. Quali sono le forme contrattuali più usate da Stream? In Stream la forma contrattuale in assoluto più utilizzata è il contratto a tempo indeterminato. Ricorriamo a forme alternative, quasi quali ad esempio la forma di tempo determinata, nel caso in cui alcune commesse richiedano dei picchi di lavoro, legati ad esempio alla vendita di prodotti oppure di promozioni particolari. Andrea, a tuo avviso, perché invece nel settore dei contact center il lavoro precario è comunque diffuso? Chiaramente non potendo parlare per altri contact center, ritengo che in passato probabilmente alcuni dei nostri competitor si sono avvantaggiati di norme contrattuali che non proteggevano sufficientemente i lavoratori all'interno del contact center. Un cambio di passo inoltre è avvenuto nel momento in cui i committenti per assegnare il lavoro ai call center hanno poi richiesto di avere dei dati relativi alle forme contrattuali impiegate, al numero dei dipendenti all'interno del call center. Cosa può insegnare ad un giovane il lavoro in un call center? Il call center insegna ai giovani che entrano in queste realtà numerosi skill che vengono appresi attraverso percorsi di formazione. Si parla di skill tecnici, si parla di skill di vendita, come anche la gestione di problematiche particolari, quali la gestione del cliente stesso o lamentele piuttosto che servizi diversi. Il lavoro in un call center può essere considerato un lavoro di medio-lungo termine oppure un trampolino di lancio che apre le porte di altre carriere. In realtà possono coesistere entrambe le situazioni. Tramite percorsi di formazione, i giovani all'interno del call center acquisiscono tutta una serie di esperienze che possono aiutarli poi nel progredire all'interno del call center stesso, come anche attraverso questi skill e queste competenze acquisite possono di fatto utilizzare il call center come trampolino di lancio, nel qual caso possono affacciarsi al mondo del lavoro in altri settori. Ma concretamente, rimanendo in Stream, quali sono le opportunità di carriere che ha un giovane che inizia a lavorare con voi? In Stream di fatto esistono tantissime possibilità di carriera. Dal livello, diciamo, più base di operatore telefonico, la gente attraverso una valutazione del proprio skill e delle aspirazioni personali può accedere al lavoro di mentor, che è la funzione tecnica apicale, come anche di team manager, come di operation manager, a riporto diretto del country manager, anche in funzioni di supporto, quali ad esempio HR piuttosto che finance o information technology, esistono delle posizioni, nessuna delle quali è preclusa al personale di Stream. Ad esempio, esistono alcune posizioni a livello europeo che sono attualmente impiegate e ricoperte da personale italiano. Tu sei un manager del settore, quindi conosci bene le dinamiche e le problematiche. Una di queste è il fatto che l'assistenza a clienti genera in Italia molta insoddisfazione, in media, ecco. Perché? Ritengo che questo sia avvenuto nel corso degli ultimi anni a causa della congiuntura economica. In alcuni casi, delle aziende commettendo purtroppo un errore hanno diminuito il budget dedicato all'assistenza tecnica o al supporto tecnico remoto, considerando il contact center solo una fonte di costo, piuttosto che un'opportunità per aiutare i clienti, dare lavoro ai giovani e di fatto aumentare il proprio fatturato. Altro aspetto delicato sono le chiamate commerciali. Ogni italiano ne riceve in media tantissime. Perché le aziende usano questo canale distributivo in modo così intenso?
Le aziende utilizzano questo canale perché rappresenta per loro una fonte di guadagno a fronte di un costo relativamente basso. In realtà, se utilizzate correttamente, queste attività aiutano il cittadino, l'utente, ad avere il proprio prodotto e servizio in maniera rapida ed efficiente. Sono gratificanti per l'operatore di contact center perché la propria retribuzione è di norma legata al raggiungimento dell'obiettivo e di fatto poi aiutano i nostri committenti ad aumentare il proprio profitto. Andrea, ti ringrazio per essere stato nostro ospite e ringrazio tutti voi che ci avete seguito.